appunto, partendo appunto dagli studi, dalle esperienze di Aleister Crowley o di Gurdjieff. Questa cosa appunto deve in qualche modo rendere in maniera ben chiara il fatto che non è che la sostanza di per sé è un metodo di liberazione, ma ovviamente è il metodo di chi la usa e come la usa. E un'altra cosa interessante è che negli anni 90 in poi si è creato un altro tipo di gestione delle sostanze, che è quello di tornare a un sincretismo religioso che in qualche modo, abbandonati tutti quanti le forme di fascinazione per le culture extraeuropee, per cui per le culture in primis indo-malayane, per cui il buddismo, l'induismo, l'istudio dei testi vedici, cercare in qualche modo di unire il cristianesimo a delle forme appunto di uso rituale delle sostanze psicoattive, per cui il santo daimio di cui si parlava prima è un'altra metodologia per appunto rimettere in piedi le chiese, poco di liberatorio, poco di esaltante, se pensiamo che tutta una generazione si è battuta per distruggere il controllo sociale, per distruggere il controllo spirituale e per trovare forme di evoluzione personale, questa cosa in qualche modo è stata riassorbita da movimenti appunto ecclesiastici. Il santo daime, ce ne sono a decine ormai in Brasile e in tutto Sud America, non fanno altro che, poi con le loro propaggini che arrivano in Europa e in America, non fanno altro che in qualche modo creare nuove chiese, nuove forme di controllo sociale. Lo stesso culto dei Rastafari, che può sembrare all'inizio qualcosa di fantasticamente liberatorio, l'uso della cannabis come metodo per appunto per liberare il terzo mondo, per un metodo per in qualche modo diventare qualcosa che andasse contro le autorità, in realtà il culto Rastafari è qualcosa di assolutamente medievale, perché è antifemminista, è antimoderno, si basa sul culto di una personalità, tra l'altro una persona che Aleister Crowley non era certo un personaggio non solo dal punto di vista politico, perché appunto la sua monarchia è una delle più arretrate in tutto il sistema degli anni 30 in poi. Tutto questo creò nei primi Rastafari un'illusione che appunto andando in Etiopia, andando in questo regno di Giuda, si andasse nel paradiso. In realtà quando i primi Rastafari vennero invitati appunto da Aleister Crowley, andarono in Etiopia, si accorsero che c'era qualcosa che non andava, cioè se Aleister Crowley voleva creare un tipo di religione che qualcuno lo vedesse come centro di questa religione, dovette essere subito disilludersi, perché appunto i Rastafari erano più interessati a fumarsi l'erba che a fare qualcosa di seguire l'ordine e la legge di Aleister Crowley. Per cui c'è sempre questo tipo di grande confusione quando si parla di sostanze psicoattive. Ancora oggi c'è questa grande confusione che si pensa che siano sempre comunque metodi di liberazione. La storia purtroppo non va in questo senso, la cronaca non va in questo senso, e appunto non è certo l'utilizzo di sostanze, non distrugge di per sé le classi sociali, non distrugge il controllo dal punto di vista mediatico, non distrugge il controllo da parte di chi vuole creare una società molto più totalitaria. E già Huxley metteva già in guardia questa cosa quando il Timothy Leary cominciava a offrire l'acido a tutti quanti. Huxley diceva che Timothy Leary era esattamente un idiota, perché poneva in essere un tipo di società totalitaria, perché appunto è stato ovviamente gioco forza di persone più strutturate mentalmente porsi come capi, porsi come leader a gruppi di gente che in qualche modo, non avendo una modalità di mentale ben strutturata, sembrano caduti diventati degli zombie in mano a questi personaggi. Purtroppo appunto la storia è piena di queste cose. Torniamo anche in epoca medievale, il famoso vecchio della montagna che appunto usava non certo l'hashish come si vuole
si è poi in maniera molto banalizzata la faccenda, quando Hassan preparava dei sicari per andare ad ammazzare i vari sultani in giro per il Medio Oriente, gli dava delle qualcosa che erano appunto funghi, che erano appunto datura, ma certo non era cannabis, perché appunto, come immagino tutti quanti sappiate, chi si fa le canne di certo non ha voglia di andare in giro a buttarsi e fare il kamikaze per eliminare il sultano di turno. Già da tempo appunto l'uso delle sostanze è stato un uso per controllare le menti più che per liberare. Non è un caso che le religioni che più hanno capito queste cose, tipo il buddismo, tipo l'induismo, hanno a un certo punto abbandonato, perché è troppo incontrollabile l'uso delle sostanze, però lasciando ben presente il fatto che esistono dei passaggi, esistono delle modalità attraverso cui le persone, cambiando stato di coscienza, possono in qualche modo attuare dei rituali di liberazione. Questa cosa avviene ancora oggi in, come dicevo prima, in diverse realtà tribali, appunto in Amazzonia, in cui chi si avvicina a questo uso rituale delle sostanze ha a disposizione tutta una serie di accompagnamenti che non sono accompagnamenti di tipo di controllo mentale, ma sono tipo di accompagnamento che dicono a chi affronta questo tipo di evento che fase sta passando. Dalle fasi più banali, appunto l'uso dei fosfeni, per cui quando si chiudono gli occhi si vedono queste luci, si schiaccia il nervo ottico, si vedono una serie di luci particolari. I Tucano, che sono una delle tribù della Colombia che usa da sempre le sostanze psicoattive, appunto non solo le liane psicoattive, ma anche funghi, ma anche altri tipi di sostanze, sanno che attraverso la presenza di queste luci, di questa presenza di luci nelle visioni interiori, sanno cosa sta succedendo all'interno di questo viaggio iniziatico. Io fermerei qui, anche perché sennò poi il discorso diventa troppo lungo e strutturato. Magari se c'è qualche domanda,